Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alla folla: «In verità vi dico, tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista. Tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. La legge e tutti i profeti infatti hanno profetato fino a Giovanni. E se lo volete accettare, egli è quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi, intenda». Qualche giorno la liturgia di questo tempo di Avvento ci parla di una delle grandi figure della Bibbia, Giovanni Battista. Egli ha preparato la venuta del Signore e nel Vangelo odierno Gesù parla di Giovanni Battista alla folla dicendo: «In verità io vi dico, fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Gesù usa uno stile, una sentenza solenne. «In verità io vi dico». Parla con ammirazione, fa un grande complimento. «Fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista». E Cristo ci dice perché è l'ultimo dei profeti, colui che pone fine all'età della legge antica e dei profeti. Ma è ancora più di questo. È Elia quello che fu mandato davanti al Messia per preparargli la strada, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Le parole di Cristo sono un invito quindi a desiderare il cielo. Il cielo è il nostro obiettivo finale, ma il nostro atteggiamento è incoerente per andare in cielo. Si prega affinché si compia la volontà di Dio e poi non si obbedisce a lui. Siamo ostinati a fare male al cuore di Dio. Il desiderio del cielo deve essere molto forte e questo desiderio deve essere tradotto nel concreto, perché non è facile arrivarci, come dice Cristo. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad oggi il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Il Signore intende questo. Non si tratta della violenza che è contraria all'amore, ma qui si tratta di una violenza che deve applicarsi solo a noi stessi. In altre parole, siamo invitati a seguire le orme dei santi, morendo alle nostre tendenze terrene, per salire alle vette della santità. Dobbiamo farci questa domanda: sono pronto a lasciare tutte le mie vanità? Il brano evangelico odierno è un insegnamento di Gesù sulla chiamata universale alla santità e sull'umiltà. Questo testo tratta delle condizioni per entrare nel regno dei cieli. Farsi piccoli. Quale atto di umiltà potrei quindi fare oggi? O Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore, degno di ogni lode. La sua grandezza non si può misurare. Una generazione narra all'altra le tue opere, annunzia le tue meraviglie. Proclamano lo splendore della tua gloria e raccontano i tuoi prodigi. Dicono la stupenda tua potenza e parlano della tua grandezza. Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, acclamano la tua giustizia. Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza per manifestare agli uomini i tuoi prodigi e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è regno di tutti i secoli, il tuo dominio si estende ad ogni generazione.